Se lo sapessero il signor Conte e il signor Marchese, povera me. 100 volte mi hanno voluto invitare a bere qualcosa o a mangiare. Io non ho mai voluto farlo. Alla salute di tutto ciò che fa piacere al signor Cavaliere. Vi ringrazio. Ma di questo brindisi, alle donne un tocca. So che le donne non le può vedere. Non le ho mai potute vedere. La si conservi sempre così. Sì, però, vedete. Vai a farmi 2 uova e portamele su quando sono ben cotte. E come le comanda le uova? Adesso te lo dico. Quando vai giù, non dire a nessuno che la padrona è a tavola con me. Non dubiti. Dubito, vai. Ecco, dicevo, non vorrei che voi mi faceste cambiare natura. Io, signore? E come? Di un po', dov'è la mia padrona? Sta facendo la zuppa con il cavaliere. La zuppa? La zuppa nel vino. E adesso vogliono 2 uova, ma è una scusa per mandarmi via. Senti un po' tu, prima di dire che è una scusa per mandarti via, devi averli visti, no? Tu li hai visti? No. Mica li hai visti? Allora perché dici che è una scusa per mandarti via? Vai, di qua, loro sono di qua, le uova sono di qua. Beota. 2 uova. Come le vuoi? So del tegamino come volete, ma in fretta, subito. Sono pronte. Perché siete così agitato, signor cameriere? Agitato? No, non mi sembra. Sì, sì, è agitato. Quasi sempre. Dov'è la tua padrona? Non la vedo. La padrona. Perché? Sta male? No, sta troppo bene. Come sta troppo bene? Non mi faccia parlare illustrissimo. Non mi faccia parlare illustrissimo. Non mi faccia parlare illustrissimo. E ora parla. Tanto avrei parlato lo stesso. Se non mi sfoghi impazzo. Allora rendimelo. No, cosa fate a capo A? E allora sfogati. Sì. Il signor cavaliere di Ripafratta non può vedere le donne. Ecco la novità, questo si sa, le odia tutte? Tutte? Tutte, tutte? Meno una. Meno una? Voi siete la prima donna con cui ho trattato con piacere. A volte si danno questi sangui che si incontrano, queste simpatie, questo genio. Si dà anche tra persone che non si conoscono. Ho paura che voi vogliate farmi perdere la quiete. Oh, via, signor cavaliere. Se lei è un uomo savio, non cada nelle debolezze degli altri. Se me ne accorgo, qui non ci vengo più. Anch'io sento dentro un non so che non ho più sentito. Ma non voglio impazzire per l'omini. E tantomeno per un uomo che è in odio alle donne. Che forse per provarmi e poi burlarsi di me viene con un discorso nuovo a tentarmi. Signor cavaliere, mi favorisca un po' di borgogna. Tenete. Grazie. Ma è un beve? Scusate un attimo.